Salve a tutti, lettori, lettrici, ascoltatori e ascoltatrici, qui su Blabla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica. Bentornati di nuovo, siamo un attimo momento di pausa, come al solito, siamo al nostro pit stop, il primo pit stop di questa nuova stagione. Ci siamo un attimo riposati dopo la tripletta iniziale tra uomini che si trasformano in bestia, gente che entra in boschi pieni di mostri e Andrea, cos'è che aveva portato l'altra volta? Che adesso mi sto dimenticando. La spada dimezzata. Cazzo, Ah, la spada spezzata, la spada spezzata. ci Quindi c'ero quasi. elfi Sai brutti. perché? Cioè, mi è venuto in mente il conte dimezzato, però sapevo che non era una persona, ma era un oggetto. Molto meglio di incesto in salsa nordica. Quindi Ok. va benissimo. Ovviamente non sono solo io qui in questa puntata, come potete sentire, ma ci sono anche i miei sodali, il meccanico Andrea. Mi sono preso il mio tempo, scusate, controllavo il filtro dell'aria. Ciao a Ok, tutti. e l'irreperibile, irraggiungibile, inestricabile Tommy, che stasera ci. Il navigatore che è con noi, che poteva non essere con noi stasera. Sarei arrivato puntualmente in ritardo il giorno dopo, però eccomi, dopo sono stato ritrovato, riperito anche, non so se è il verbo giusto o il secondo, ma lo prendo anche per buono. Io direi Bentornati nuovamente. resuscitato il verbo più adatto per te quando, ogni volta che ti ritroviamo. Allora, non vi rendete conto dei svarioni che io e Carbo ci siamo inventati su quello che potesse essere accaduto a Tommy. Quello che ho sfornato oggi, sul suggerimento di Carbo che lo accomunava a un Hikikomori, ho tirato Che ha fuori una. raggiunto l'ultra istinto tipo Dragon Ball, capito? Di Hikikomori ormai. Esatto. Io ho pensato invece che fosse stato preso sotto dal solito camion e che ora stava creando il suo harem in un qualche mondo isekai fantasy Ma lo abbiamo anche rischioso. parlato in quel libro dei sottogeneri fantasy, no? L'età d'oro e tutto quanto. Io sarei morto dopo un'ora, se mi andava bene dopo una settimana, perché forse è quello che riesco a sopravvivere con l'acqua e basta. Cioè, non sarei in grado di sopravvivere in questi mondi fantasy. Lo fai in questo mondo, non si sa ancora come riesci, però Sì, va però questo bene. mondo a scapito dei mondi fantasy non è vincolato alla legge di Darwin, perciò non è la sopravvivenza di quello più adatto. Va bene. Oh, magari c'hai a che fare con la magia, la maggior parte dei protagonisti di questi mondi, come abbiamo ben visto. Va bene. Adesso, cazzata a parte, comunque, concentriamoci sul focus della puntata. Abbiamo deciso quindi noi tre di parlare, o meno di discutere, riguardo come scegliamo i libri che leggiamo. Oppure, non solo noi, come scegliamo in generale quello che decidiamo di leggere a seconda del genere, a seconda dell'autore, o ci sono anche altre influenze, altre circostanze che ci influenzano maggiormente su quello che per noi è valevole per spendere il nostro tempo e il nostro denaro, ovviamente, perché comunque. I libri costano. Tommy ne sa qualcosa, Tommy, sotto Ghigno questo punto di ghigno. vista. Però comunque, anche se non fosse denaro, comunque è tempo che dobbiamo investire decidendo di leggere un determinato libro e dover per forza o ritardare o eliminare comunque la possibilità di leggere un altro. Quindi Sì, inizia. questa è divertente la tematica perché penso che tutti, chi ci ascolta, voi due, anche chi non ci ascolta, hanno quel detto, no? To be read, no? Da leggere, no? La lista da leggere in cui mettiamo titoli, 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 titoli e poi alla fine questa cresce sempre, non si svuota mai, appunto perché uno va sempre alla ricerca di nuove cose. I libri sono infiniti mentre il tempo non lo è. Esatto. Cioè, delle storie che vorremmo leggere ce ne sono tantissime, ma poi alla fine bisogna fare un filtro, bisogna scegliere. E come si fa a scegliere, ragazzi? Beh, diciamo, quali sono le opzioni? Voi, ditemi voi, quali sono le opzioni che vi fanno scegliere un libro piuttosto che un altro? Da acquistare un libro piuttosto che un altro, da leggere un libro prima piuttosto che un altro? Quindi, caso che ci abbiate una bella libreria già bella fornita, decidete, ok, cosa vado per primo? Perché per molti pure è questo. Cosa comincio prima di leggere, avendoci questo, questo e quest'altro? Allora, innanzitutto dipende dall'inclinazione, nel senso, cosa vuoi leggere in quel momento? Se magari
non vuoi leggere un mattone, andrai a vedere le costole più, più sottili, probabilmente. Se invece vuoi, hai voglia di una bella lettura approfondita, vai a vedere quali sono i libri più voluminosi, o magari se ci sono dei libri voluminosi molto vicini che hanno una legatura simile, che potrebbero essere una trilogia o comunque una serie, magari dici questo è il primo libro di una serie. Quindi dipende, da, diciamo che da una prima occhiata la copertina, anzi anche la copertina, la spalla ha la sua importanza. Che vogliamo, ci sono diversi elementi, però non so se vogliamo andare, cioè vogliamo focalizzare su quello che ha sottolineato adesso Tuccio, per esempio, che sono la parte un po' più fisica del libro, da questo punto di vista è quella meno teorica, tra virgolette, dove vai a cercare un po' passaparole e vedi quello che dice la community su quel libro. Invece, quindi se scegliamo la parte fisica, noi andiamo fisicamente in una libreria, ci fermiamo anche davanti online, potresti anche vedere, cioè online, che devi fumare l'inchiostro delle pagine. Beh, in effetti è vero, in effetti è vero. Quella volta che abbiamo parlato di quel fantasy sulla birra, che come si chiamava, mi sfugge il nome, che si chiamava i birrafondai del fermento, cronache alcoliche. Cioè, te l'ho consigliato perché c'aveva una copertina, a parte il titolo che era carino, però la copertina comunque aveva il suo perché, aveva già, ci aveva comunque colpito, c'aveva. E quindi sì, già era qualcosa che stuzzicava parecchio, il fatto che potevi andare a leggere il libro, che per cui non sapevamo niente, non sapevamo essenzialmente. Sì, poi soprattutto adesso, penso, cioè adesso, gli ultimi periodi, gli ultimi anni, che non si trovano bellissime edizioni, bellissime rilegature, e anche libri, cioè comunque sia di una certa età, che vengono ristampati. C'è una cura maggiore da questo punto di vista dell'occhio. Prima probabilmente, magari, no, diciamo che la copertina, le immagini delle copertine, cioè a un occhio di adesso potrebbero essere proprio terribili. Mi ricordo quello di Malazan che ci ha fatto vedere Tommy, quelli prime due di Malazan, lì. Beh, non, oddio, c'era anche i libri delle dei ragazzi che si trasformava in animali, che ci ha fatto vedere, erano, credo, gli Animals, esatto, che erano abbastanza inquietanti. Erano inquietanti, sai cos'è? Restano inquietanti adesso, anche adesso, è quello. Fa quell'effetto, com'è che si chiama, di Uncanny Valley, quella cosa per cui vedere una certa immagine provoca un certo disturbo, se si ha più familiarità o meno, una cosa del genere. Adesso lo sto veramente facendo molto basilare, probabilmente ho sbagliato proprio, ho cannato la spiegazione, però ti dà proprio quel senso di disagio quando vedevi quella copertina. Però secondo me è proprio quello, il fatto che se riesci a trasmetterti una cosa come il disagio, tu sei portato ad andare a prendere il libro e a vedere che cacchio è. Cioè, nel senso, per cos'è sta cosa? L'Uncanny Valley, se non sbaglio, praticamente in un grafico dove c'è la, diciamo, cioè il gradimento della persona rispetto a un disegno o a un'immagine, più questa immagine va a somigliare alla realtà, in teoria dovrebbe essere una linea crescente, mentre questa famosa Uncanny Valley praticamente è una, cioè è proprio una buca che si vede in questa retta a un certo punto, che è molto simile alla realtà, ma ha comunque degli elementi che ti fa dire e pensare subito che non è reale, questo spaventa. Poi dopo ricomincia a salire, quando si perdono questi elementi, allora lì però è proprio l'immagine reale. Anche in vallata, appunto, perché c'è questa buca in questo grafico. Ma parlando proprio fisicamente, ci sono stati dei libri per cui la copertina vi ha stimolato, ha detto sì, guarda, questo libro mi piace la copertina, lo compro? Ne ho fatti tre in vita mia. Vabbè. Non ti vergognare, non sei alcolista anonimi, quindi no, allora andare tranquillo. Uno, non mi ricordo adesso il nome del titolo, ce l'ho da qualche parte, ma non me lo sono preparato quello, perché era il secondo libro di una trilogia. Ho visto la copertina, che era una specie di mezzo angelo quando ero adolescente, insomma, mi sembrava abbastanza edge,
L'ho preso così e effettivamente quando ho iniziato a leggerlo non capivo niente perché era il secondo libro, non il primo. Di quelli che ho preso in un secondo momento con un pochettino più di esperienza, ma alla fine dei conti non conta tanto l'esperienza quando vai a comprarti questi libri, quando li ti fanno capire il colpo d'occhio, no? Quello che dicono l'eye candy, che è questo caramellina per gli occhi, perché alla fine dei conti è quelle cose che prendi così senza pensarci tanto. Personalmente, come ho detto, ne ho presi uno che si chiama Gens Arcana di Cecilia Randall, che l'immagine copertina è questo chat biondo con dei tatuaggi sulla faccia e... Posso essere io quello, quindi detto è il libro per me. Ehi, comunque, ma sono io. Fa ridere perché... Ma sta parlando di me. Fa ridere l'immagine perché quando leggi la storia vai a scoprire che questo personaggio della copertina in primo piano tutto quanto da solo, che non c'è nient'altro oltre che il titolo del libro e il nome della scrittrice, è un personaggio secondario. Perciò è un po' deludente il fatto che c'è uno dei pezzi mari in cui utilizzi per vendere il libro non sia il personaggio principale, però va bene, lasciamo stare. E l'altro invece si chiama Apocalypse Now Now di Charlie Human, è una copertina molto horror all'interno del mondo fantasy, stiamo parlando sempre, di quello che sembra una immagine come una specie di sosia di Harry Potter, però invece di avere la cicatrice c'ha una specie di occhio insanguinato disegnato, non vero, sulla fronte. Molto interessante come incipit per un mondo molto simile all'Harry Potter, se la vogliamo chiamare, no? L'ho preso per quello. No, non capisco la citazione ad Apocalypse Now di Coppola. No, è il titolo del libro, Apocalypse Now Now. Però esiste il film che è Apocalypse Now, è quello sul Vietnam, di Coppola. Ok, questo non lo conosco. Ok, vabbè. Non so, no, se lì dentro c'è proprio adesso, cioè non è che è imminente, cioè è ora, cioè adesso. Apocalisse ora. Cioè, ora. Esatto. Cioè quelli sono i miei, dopo ovviamente vi lascio l'immagine sul coso del video, insomma, o dell'audio, se qualcuno è curioso. Io devo dire che non ho sinceramente il libro da cui la copertina mi ha stuzzicato talmente tanto da comprare, adesso o almeno non me li ricordo sinceramente, perché non proprio non è mai la copertina che mi interessa. Io voglio prima a leggere tipo una recensione o un parere da qualcun altro. So, ormai è per me la base, non posso prescindere da quello, non posso prescindere, non vado alla cieca, no, non ce la faccio più, non ce la faccio. Quello è il fattore più teorico, no? Quello più pragmatico, insomma, se vogliamo essere sinceri. Dopo c'è quello fisico, quello viscerale, che vedi la copertina e ti catapulta dentro per vedere un attimo qual è la parte dietro, insomma, quel minimo che basta per girare il libro e vedere. Guarda, forse l'unica che mi ricordo, aspetta, che forse un po' mi ha preso, infatti l'avevo comprato, perché dicevo, vabbè, se ci si può dare una prova, che ho portato pure sul canale, che era Middle Game di Shonan Maguire, che era uno dei primi puntati in cui c'era questi due fratelli, era un fratello e una sorella, gemelli, che erano stati... divisi da bambini ed erano tipo uno il maestro della parola della vocale. C'era sto libro che era veramente, cioè, nel senso, la copertina era bella, cioè c'era tutta nera con le candele, con la sfumatura nera, e c'era sta mano che era tipo a forma di cera con mi pare le fiammelle sopra i diti, e la copertina era figa, cioè, nel senso, te prendeva, te diceva, cioè, spiccava, cioè, se tu lo mettevi su una libreria in mezzo tipo a una scaffalatura della libreria, spiccava parecchio. Dopo, il libro non era niente di che, sinceramente, però, cioè, il packaging era veramente di valore, di qualità. Sì, no, che può fare, cioè, io me la ricordo, insomma, non proprio precisa come Carbo, ma io non l'ho letto il libro, cioè il libro l'ha letto Carbo, l'ha portato in una delle nostre puntate tipo qualche anno fa, cioè io ancora ce l'ho comunque una mezza immagine di quello che era quella copertina, insomma, per fare capire l'impatto. Ti andrei a qualcosina? Ma guarda, forse è una via di mezzo fra come la vedi tu, no, più verso come la vedi tu, Carbo, ma per un discorso di
Adesso non sono mai capitato in librerie poco fornite o cioè qualche cosa preso in, magari in biblioteca, ecco, forse in biblioteca potrebbe avere un discorso diverso, perché gli autori lì sono, i vari libri sono elencati per autore, in libreria comunque sia i vari, non so, che è diviso per generi, hai tutto vicino, uno a fianco all'altro. Sì, generalmente i colori sono quelli. Adesso se si può fare qualcosa di luccicante o qualcosa con le fiamme, qualcosa di questo tipo, tutto comunque molto dark, eccetera, i colori più o meno sono tutti simili. Per cui adesso è proprio un senso che prenderlo un attimo, ti avvicini, magari sì, la parte dell'occhio vede un attimo, però la prima cosa che poi vai a vedere è l'autore. Vedi l'autore, se lo conosci, se non lo conosci, magari se lo conosci, ok, buono, cioè comunque lo vedi perché dici, ah, ha fatto anche questo. Se non lo conosci, magari, cioè, ti deve proprio piacere. Quindi ultimamente che mi abbiano colpito, che effettivamente vedendo la copertina avrei voluto leggerlo, l'ha fatto con Vilupera, se ricordate. Okay, sì. Che quello è davvero il libro è davvero figo, da, come dici tu, packaging, si vende molto bene. Cioè, se, quando uscirà un cofanetto con tutti i vari libri che dovrebbe essere una trilogia, adesso neanche mi ricordo. Ma sarà anche 4 libri. No, anche 4. Quando usciranno tutti insieme mi piacerebbe avere la collezione, perché se no altre... Diciamo che questo discorso appunto estetico me lo fa più con gli albi a fumetti, ad esempio, piuttosto che con la letteratura, cioè piuttosto che con i libri. Beh, i fumetti è anche vero che il 90% della loro esistenza probabilmente, cioè, vive o muore sul disegno, per quello che è almeno la parte più commerciale di quello che ci guadagna. Ad esempio, ecco, posso fare un esempio dei fumetti, quando non mi ricordo che giornale era, se era solo la Repubblica o il Corriere, non mi ricordo, per il 25enne di Akira fece uscire la serie a sei albi, la raccolta, che era ogni te carbo ce l'hai pure? Io c'ho la nuova raccolta da Akira ripubblicata da Panini. Questa più recente? Quella più recente, sì, che è basata su, mi pare, su quella inglese, se non sbaglio. Adesso se non vado errato. Sì, sì, che tanto è più completo rispetto al film. Sì, no, perché Akira, tipo, da noi era arrivato quando arrivò in manga, arrivò con la letteratura occidentale, se non sbaglio. Quindi, che tipo di legge, come leggiamo noi, quindi da sinistra verso destra. Poi, finalmente, Panini l'aveva riproposta adesso alla lettura originale, cioè come manga. No, ecco, quello lì era davvero bello perché c'era comunque sì vari spezzoni del fumetto, quelli lì che riprendevano di più ogni collezione con un colore diverso, e alla fine messe tutte insieme richiamava comunque sia il protagonista dell'opera, comunque le vicende. Quindi ecco, se devo fare proprio... Che mi viene in mente qualcosa che ho detto in fumetteria, questo subito. Beh, io adesso penso una delle case editrici che faccia un lavoro migliore a livello di copertine penso che sia la Mondadori con gli Oscar Draghi, che ripropone queste vecchie opere, anche fantasy, fantascientifiche, con delle copertine alcune stupende. Peccato, tipo, cioè io ho ancora il primo volume di Atlantide e i suoi mondi di Clark Ashton Smith che avevo portato, e vi avevo detto quella volta che sì, bella la copertina, ma non c'entra niente con quello che c'è nel libro, cioè questa copertina, questi tentacoli, questo occhio, che in verità non c'era una storia così dentro quel volume. Ho fatto vabbè, mi dispiace, però, quello è un altro discorso secondo me, nel senso che i libri classici se ne possono fregare altamente della copertina e metterci quello che cacchio vogliono, perché alla fine dei conti vengono comprati lo stesso i libri classici, cioè non sono tanto vincolati e dipendenti di avere una copertina comunque forte, insomma utile. Aspetta, con quelli con i fantasy classici che fa Mondadori comunque bisogna che, cioè, conoscere
che tipo di fantasia è, perché se stiamo parlando di classici della letteratura un conto, però se ti dico tipo un nome particolare che tipo è della nicchia del fantasy e tu vuoi leggerlo ma tu non conosci, cioè non sai assolutamente chi sia quell'autore, tipo io prima dell'Oscar Draghi di Clark Ashton Smith non sapevo chi fosse Clark Ashton Smith, non era un nome così tanto conosciuto, poi ovviamente dietro c'era scritto Lovecraft apprezzava Smith, erano grandi amici tutto quanto, e te già fai ok, se non è la solita cazzata che viene scritta dietro può essere interessante se Lovecraft addirittura lo apprezzava. Esatto, conosci il nome di Lovecraft, almeno è molto più conosciuto. Sì, no, però io resto comunque dell'idea di prima, da quel punto di vista lì, se il libro è un classico comunque è popolare all'interno del suo genere, non ha bisogno di una di un'immagine di presentazione, però questo è la parte più viscerale, no? Che stavamo commentando, no? Prendere un libro perché vedi una copertina che forse ti stuzzica la curiosità, a livello proprio di ricerca personale, cioè quello è un altro discorso, voi lo avete anticipato anche qua e là, e cioè la ricerca serve quando io personalmente vado a cercare, per esempio, per farmi un'idea di quello che voglio leggere, so che voglio leggere genere fantasy, ho dei booktubers che seguo da anni, che ho fiducia nelle loro recensioni, nella loro critica, vedo quello che hanno letto, colgo quello che mi stuzzica di più, poi in un secondo momento vado a fare una ricerca parallela e vedere quello che ne ha detto la community dell'esperienza della lettura, senza farmi gli spoiler, che è quello forse un po' più difficile, però è un'arte che uno ci guadagna con anni e anni di internet a evitare gli spoiler nei commenti, però di solito ci sono delle community che sono brave a non farti gli spoiler, vai su quelle e vedi un po' se c'è un riscontro positivo o negativo, vedi un po' se ci sono dei paragoni o dei confronti con dei autori o altre storie, e già cominci a filtrare i titoli e comincio a trovare quello che forse mi stuzzica di più. Alla base di quello che mi stuzzica di più c'è sempre ovviamente le preferenze mie basi, quelle che vado a cercare sempre, no? Fantasy, magari evito l'horror perché non è qualcosa che mi stuzzica di più, e vado su un concetto magari più grimdark se posso, cioè, ovviamente c'è dei momenti tipo horror su grimdark più spesso che sul high fantasy o il sword and magic, però il discorso sta che mi concentro su quelle prime preferenze che stanno alla base dei miei gusti. Non so voi, però uno quando si costruisce i gusti li va a costruire su quelle letture che magari uno trova indimenticabile perché o sono stati piacevoli o perché sono stata una merda assoluta. Da quelle esperienze lì vai a cercare libri che più o meno abbiano un magnetismo comunque simili in un contesto di queste esperienze fatte. Vabbè, certo, provi vari tipi, da quello che ti piace, quello che non ti piace, lì ti fai i tuoi gusti. Esatto. Certamente ci sta. Ma lì a quel punto c'hai il genere, io però mi butterei più sull'autore. Nel senso, se vedo che c'è un autore che effettivamente mi piace di più come scrive rispetto ad altri, che ne so, io nel corso del tempo, dopo aver letto Guida Galattica per autostoppisti, Adams, lì ho cominciato a vedere un po' da più autori inglesi, lì da Douglas, cioè poi erano messi anche vicini, da lì sono passato a Orby, insomma, cioè che lì è più comici, per carità, come libri piuttosto che fantascientifici, però ecco, da un autore all'altro che la similitudine ha portato, e qui si espande. Poi, per carità, la maggior parte dei libri che becchi da questo punto di vista, che ci sono quelli lì, nuovo autore simile a quello, dall'autore che assomiglia a quello che ha scritto quest'altro, o se no dietro la copertina che c'è questo autore consiglia questo libro, che normalmente, esatto, è sempre il modo che ti invogliano a comprare il libro.
Esatto, la maggior parte delle volte cioè, si prendono inculate clamorose. Sì, però perché? Perché ti fanno solamente mettere dietro solamente quegli autori che hanno detto qualcosa di positivo, non quelli che hanno detto di negativo, perciò è ovvio, perché devono venderlo il libro. Perciò alla fine dei conti quello è come il New York Times, best selling book del New York Times di questo minuto, di questo giorno. Stephen King approva questo libro, che è tipo il 90% dei libri in circolazione, legge tutto lui. Cioè, quelle cose sono molto, insomma, no, non da fidarsi, dai. Lasciano il tempo che trovano. Cioè, è chiaro, se uno non c'ha tempo di fare ricerca o non c'ha anche la voglia, può capitare, giustamente. Vai a leggere la parte dietro. Guarda, c'è un sito che una volta mi ha consigliato un ragazzo che si chiama www.literature-map.com. In pratica tu se vai lì puoi scrivere un titolo di un autore che ti piace e il sito ti fa una sorta di mappa, di diagramma con tutti gli autori affini a lui che per stile o per temi si avvicinano a quel tipo di autore. Tipo, lo so, quelli molto vicini li mette attaccati al nome del tuo autore, piano piano si dirama sempre di più fino ad andare quelli più lontani, diciamo quelli che forse c'hanno qualcosina ma ovviamente c'hanno un altro stile loro. Me lo ripeti il titolo? Cerco adesso subito, veloce, www.literature-map.com. Per essere curioso, per vedere se insomma, se vuoi provare io comunque dico una cosa, adesso da quando abbiamo cominciato il podcast ovviamente ho dovuto riflettere la mia lettura in campo, diciamo, imprenditoriale, quindi leggere in funzione a quello che voglio portare e soprattutto lo faccio a livello tematico, cioè mi piace portare libri a livello che c'ha un tema sotto, capito, qualcosa. Ho iniziato tipo con Animals perché volevo fare una cosa tipo a livello nostalgia, che fosse qualcosa che potesse riportare un po' chi aveva letto quella sorta di libri per ragazzi negli anni 90. Il prossimo che farò sarà, posso dire, tanto tema Halloween, comunque un po' spooky, un po' horror, una cosa del genere. E i prossimi ancora che farò comunque avranno un tema preciso, sarà perché voglio seguire tipo una sorta di logica, perché voglio fare una cosa più cross mediale, diciamo, cioè. C'è una serie TV in corso, vorrei leggere il libro da cui è tratta questa serie TV e poi parlare tutti e due, parla in modo che colpo la botta e colpo al cerchio. Questa è come adesso sto scegliendo i libri, perché se no altrimenti forse non sceglierei questi libri. Beh, quello anche sincero. Io sinceramente, cioè, vado a cercare libri in prossimità di traduzioni italiani o libri che sono stati tradotti in italiano negli ultimi anni, perché io se no porterei altre cose che non sono state tradotte, non va bene ci piace cavalcare un po' l'hype, giustamente, ci proviamo perlomeno, però questo è anche normale, cioè, ad esempio io Il Signore degli Anelli l'ho letto dopo aver visto la trilogia dei film, ad esempio, anzi no, dopo aver visto il primo film. Trovai che avevo un libro a casa che non avevo mai letto e lo lessi in quel momento, ad esempio. Quindi cioè, se ci sono libri, cioè, effettivamente, che tu magari vedi il film, vedi l'opera e vedi che hai sotto mano il libro, molte persone vogliono conoscere di più appunto di quell'opera. Tu comunque andrai, hai portato Dune, l'hai portato nel momento in cui era uscito la prima parte del film, che è uscita un anno, due anni fa, non mi ricordo quando è uscita sinceramente, due anni fa se non sbaglio. Sì, tanti parte fa uno, poco adesso, dovrebbe uscire la seconda parte. Due, sì, la seconda parte, sì. E comunque, diciamo che però noi a livello di seguire l'hype o comunque qualcosa che sia di tendenza nel momento non è che l'abbiamo sempre fatto. Cioè, no, anche perché dei prodotti che potenzialmente potessero essere abbastanza famosi o perlomeno che non ci piangessero gli occhi col sangue nel leggerle, con le opere non sono moltissime. No, a parte Dune abbiamo fatto, io ho fatto tipo la Fondazione quando era uscita la prima stagione di Foundation su Apple TV Plus, La Ruota del Tempo e Tommy aveva fatto Dresden Files poco prima che uscisse la traduzione italiana dopo tantissimi anni, che
che doveva uscire, perché non ci siamo azzardati a fare il Silmarillion prima degli Anelli del Potere, ma ce l'ho a portata di mano una copia in spagnolo del Silmarillion. Diciamo che c'entra ben poco, per cui abbiamo fatto bene a non farlo. Sono curioso di vederla com'è. La versione spagnola del Silmarillion, come si pronuncia? Silmarillion? Tipo perché la L non è Silmarillion. No, ho mentito. Ce l'ho altri, però non è. C'ho l'Hobbit, ce l'ho anche il secondo e il terzo. Non so dove è il Silmarillion. Ma questo è italiano o è in spagnolo? No, questo è spagnolo. Ah, ok. Molto simile. È l'Hobbit. Sì, questo è l'Hobbit. Molto simile alle edizioni Bobbiani. Comunque, visto che siamo un po' fuori tema, ho fatto un po' di ricerche su quella pagina. È carina per vedere nomi di autori magari fantasy che non conosci, però non è molto azzeccata, perché cioè ne ho fatto uno e mi ha fatto un genere completamente opposto, mi ha dato dal fantasy al cyberpunk, non c'entrava un cazzo. Cioè, come autore vicino mi ha dato quello de Neuromante, e che non c'entrava una benemeata minchia. Gibson, ok. Però cioè, è utile per trovare nomi fantasy che magari uno vuole cercare, nomi fantasy popolari o comunque che hanno un bel po' di curriculum. Non so su cosa si basa l'algoritmo di quel sito a quel punto. Non so. Cioè, per ogni autore ci sono delle schede del genere che scrive, e più parole chiave si intersecano più vicino, forse. No, perché te scrivi un nome e te fa tipo al centro il nome di quello che hai scritto, e intorno più vicino quelli che in teoria si assomigliano di più allo stile di scrittura. A me mi ha sembrato che chiappava tutti gli scrittori di quel genere lì e te li buttava addosso quel nome più vicino, più lontano, insomma, come cascavano. Quindi facendo un attimo un resoconto, abbiamo detto che prima c'è ovviamente tipo l'influenza più semplice, cioè copertina, piace, non piace, compriamo senza nemmeno stare troppo a pensare se sia bello o no. 90%, 90% dei fantasy rosa. Okay. Poi abbiamo detto se c'è qualcuno, un influencer o comunque un critico che ci sta particolarmente a cuore, per cui la sua opinione. Noi, ovviamente, e per cui decidiamo di avallare, comunque dire ok, dai, ci provo, visto che tu me ne parli così bene, lo voglio leggere. Oppure, come ho fatto io, tipo che ho piani, quindi so cosa leggere a seconda di quello che poi dovrò portare. Questa però è una cosa più da non uno che ha la mente libera e quindi decide di leggere veramente cosa gli piace, ma è uno che prospetta un altro tipo di critica in futuro. La mia non è sana. Cioè, il tuo è un approccio molto più tecnico e non tanto di ozio. Però un cheat o un hack, cioè comunque una scorciatoia, se vogliamo, per la ricerca dei libri che potresti trovare interessanti, è letteralmente cercare dei premi fantasy alla letteratura e andare a vedere la top 4, no? Quelli che si sono classificati per contendersi il podio, e prendete quei 4 lì e andate a leggervi un attimino l'incipit. Cioè, quello di solito difficilmente sbagliate a chiappare qualcosa di fatto. Beh, almeno decentemente. È quel punto è la manifestazione ha selezionato per te. Sì. Questo punto. Beh, diciamo che adesso non so quanto sia in voga il fatto del... Esiste un premio, tipo ultimamente è stato il Nobel per la letteratura, e non so se La nave di Teseo con Jon Fosse quanti libri stia vendendo, visto che lui ha vinto, questo norvegese che ha vinto sto Nobel della letteratura. Però ovviamente può essere che c'è una tipologia di lettore che legge in base a questo, non lo so, c'è una classifica dei libri più venduti, va lì, li guarda e dice ok, vediamo un po' cosa c'è, mi interessa tipo quello primo in classifica, che è un romanzo, e quindi continua a incentivare il fatto che stia primo in classifica, perché c'è tanti che lo leggono, l'attrazione, sì, ovviamente. Lì a quel punto è come dice Tommy, il contest di letteratura fantasy, il premio letteratura fantasy, sì. Se uno dice, vedi giustamente i best seller, quello è un altro discorso. Esatto. Cioè, comunque te devi focalizzare su una selezione.
proprio da questo punto di vista. Spesso anche quelli che sono a colpo sicuro, senza leggere troppe cose, fare troppe ricerche, sono i, tra virgolette, il best seller di gli autori self-publish, quelli che si autopubblicano. Perché quelli, se arrivano alla top di The Passaparola e bla bla bla, e comunque li vedete spesso in giro su quello che è il vostro outlet di informazioni, quello che sia, molto probabilmente è un ottimo libro, perché se no quelli vengono sepolti e dimenticati 2 ore dopo che vengono pubblicati per la prima volta, quelli autopubblicati, insomma. Buono. Ovviamente abbiamo detto classifiche, che in realtà qualsiasi premio secondo me è una cosa più per chi sceglie di guardare più alla critica molto più specializzata, e quindi leggere un libro che sa che potrebbe essere più impegnativo, mentre una classifica generale dei libri più venduti è una cosa molto più veramente da ozio, cioè da prendo il libro perché è vagamente letto da molte più persone e però non ha nessuna idea di essere impegnato mentalmente. È proprio, io la vedo un po' così, la vedo, cioè. Sì, è un'alternativa, cioè dopo, come diceva Duccio, se te vai a cercare trilogie o roba varia, ovviamente te vuoi, sì, impegnare, sì, con la letteratura, infatti. No, si torna all'inizio, cioè parte tutto dall'inclinazione, cioè, sì. Comunque sia già il fatto che faccio l'esempio col negozio fisico, con la libreria fisica, per un semplice motivo: a meno che uno non ci abita proprio sopra casa, uno deve prendere, partire e andare in una libreria, per cui tu ci vai, cioè proprio con l'intenzione che oggi voglio comprare un libro, comunque sono interessato a vedere un libro, comunque sono le ultime uscite, quindi non mi sto riferendo a, cioè, praticamente stai al bagno sul telefono, vedi quali sono le uscite che ci sono, quindi a tempo perso se te vai, cioè lì proprio parti che vuoi, perché c'è un'inclinazione di un tipo, perché per questo motivo ci vuoi andare, c'ho voglia di questo, c'ho voglia di quest'altro, qualcosa di nuovo, un autore mai sentito magari, perché quelli che magari che ti piacciono hai già letto i libri, per cui stai lì a vedere effettivamente qualcosa di nuovo. E quindi penso che abbiamo sviscerato molto bene tutti i motivi per cui si potrebbero vedere. Sì, di solito bisogna fare attenzione, perché se volete una lettura che non sia impegnativa, non cercate autori nuovi, non per voi sconosciuti, ma letteralmente nuovi nel mercato, perché non sapete quello che potete andare contro e dovete comunque lavorare mentalmente per leggere quei libri, indipendentemente quanto possa essere scorrevole e fluida alla fine, il fatto che l'incognito, non sapendo a cosa andate contro, già diventa più impegnativo di andare un colpo sicuro come, non so, Tolkien, Martin, Sanderson, insomma, anche se magari non avete letti questi nomi, questi scrittori prima, sapete che comunque sono già stati forgiati, testati e insomma accettati dalla community. Ok, altrimenti c'è un'altra discrimina, può essere tipo Amazon, che col suo Kindle, col suo sistema di commercio, di vendita dei libri digitali, ti invoglia a comprare certi determinati libri con scontistica, che puoi leggerlo subito lì, basta premere un pulsante e ce l'hai lì sotto direttamente in 5 secondi di download in pratica. Quindi già quello può essere un altro incentivo per come ti influenza molto la lettura. Quello è un altro modo, io direi, allora, con un altro sistema, però più simile al colpo sicuro che diceva Tommy. Se vedi la classifica dei libri fantasy e metti i primi. Il discorso qui di Amazon è quelli che magari ti fanno delle offerte, che è un po' analogo ai siti di autopubblicazione, ti dà la possibilità comunque di scorrere letture, cure, campioncini di molti titoli, che poi alla fine quello lì che te prende, che poi effettivamente leggi, probabilmente ti andrà a comprare anche il cartaceo per averlo, sì, nella tua libreria. Quindi come meccanismo per andare a vedere quale libro effettivamente fisico comprare,
Questo è molto utile. Io consiglio pure, se lo volete fare, esiste per alcune regioni o comunque per alcuni istituti, non ho capito bene, quindi nella regione Marche funziona dappertutto, il prestito digitale bibliotecario. Esiste un sito che è il MLOL, che se voi andate in biblioteca vi iscrivete, se non siete iscritti, vi danno delle credenziali per cui potete accedere tipo a una libreria di titoli, e poi da questa libreria, se non è occupato il libro, potete leggerlo gratuitamente. Cioè avete tipo un limite tipo dei 3 libri al mese, se non sbaglio, adesso vado veramente a memoria, e per un, ovviamente per un determinato tempo limite, come un normale libro di biblioteca, che poi va restituito ovviamente, invece che fisicamente andare in biblioteca ce l'avete digitalmente. E comunque è una, è un buon modo per leggere libri, anche fare una prova senza dover per forza spendere soldi. Poi se pure tipo, cioè sai, il free trial di vari programmi, ti dicono prova questo programma, se ti piace poi lo acquisti. Sì, dopo che... su questo punto, se vi interessano delle novelle, cioè non, cioè magari anche pseudolibri, se vogliamo chiamarle, anche trovate anche gratuitamente pubblicati dai scrittori stessi su siti come quello di Wattpad o Royal Road, che sono delle community in cui scrittori novizi o anche un po' più esperti pubblicano dei loro progetti primari o secondari, e capitolo dopo capitolo, di settimana o mensilmente, dipende dallo scrittore, però sono gratuiti, sono gratuitamente. Dopo ovviamente ci avete anche un contatto molto più vicino con lo scrittore stesso, volendo, per parlare o comunque per fare anche del supporto, trovate anche lì del materiale gratuito, che molto spesso non è il massimo, però ci sono quelle gemme che spiccano, arrivano in cima, che sono, meritano di essere lette. Va bene, io direi di passare forse all'ultima parte, in cui dobbiamo far uscire gli scheletri dall'armadio. E quindi, qual è un libro che mi è stato consigliato? Voi nascondete gli scheletri sugli armadi? Io ve li faccio vedere ogni puntata. È un modo di dire, se non lo sai. Va bene. Lo so, sto facendo il contromeme. No, è quello che domanda, ma voi le avete queste cose? Capito che c'è le due donne che parlano, io non ho questo, a me mi hanno tolto questo, ma voi ce l'avete sempre avute queste? Vabbè, lasciamo stare. Poi capirò qual è il sì, meme. Sì, ma infatti non ho capito nemmeno io. Comunque, c'è un libro o più libri che vi sono stati consigliati caldamente, voi avete detto, ah sì, adesso lo compro, mi fido, l'avete letto e avete detto, ma che merda ho letto, o comunque oddio, non così esaltante come me l'avevi proposto. Per fortuna sono stato sempre ben consigliato, per cui le inculate lo trovate quando sono andato a scegliere io qualcosa, diciamo, molto tranquillamente. Ah, quindi dici è sempre mea culpa, cioè non dici mai è stato, sì, no, prendo, mi addosso la responsabilità della merda che leggo. No, allora il discorso è, magari ti capita di sentir parlare di tanti libri, poi effettivamente quando poi uno te lo consiglia, sai, conosci quella persona, sai i suoi gusti, se te lo consiglia difficilmente sbagli. Ci vorrebbe una persona che magari non conosci che gusti c'ha, allora fidati, magari, che ne so, qualche amico nostro che notoriamente, cioè, non siamo così certi che sappia leggere o scrivere, e ti dice guarda, ne conosciamo un paio, ecco, cioè, non è che sì, bello, ok, lo leggi, anche perché magari fai subito a leggerlo, però non è così stimolante come pensavi. Questa è proprio l'inculata più grossa, che ogni volta che ci ripenso c'è proprio l'odio che sale. Frigge il sedere, frigge. Sì, avevo voglia di leggere la versione di Barney, di Mordecai Rickler, se non sbaglio. Esatto, mi era piaciuta moltissimo. Quindi ero in libreria a vedere cosa c'era, qualcosa del più del meno, e appunto vedo questo libro che si chiamava Provaci ancora, Radetzky si chiamava, cioè pensa, te parlo di una roba di 12 anni fa probabilmente, talmente l'odio che il titolo si era sempre di storie, no,
assolutamente, era un autore italiano semi sconosciuto, però appunto sulla copertina, sulla costola c'era piegata. Per chi ha amato la versione di Barney e una roba di questo tipo, e ci sono cascato con tutte le scarpe proprio. Ma la colpa non è tua, lì è stata proprio la malvagità di questa gente che vende col nome degli altri. Sì, esatto. Se ce l'ho ancora sto libro, ce l'ho lì che mi guarda e dice quanto sei stato stupido. Tu invece, Tommy, cosa ci dici? C'hai qualcosina che ci vuoi? Che mi hanno consigliato e ho letto. Guarda, spesso è andato a buon segno. Forse no, non sono stato impressionato, però non mi ha fatto schifo. La cosa più bizzarra che mi è capitato è che molto, molto tempo fa, quando ero proprio adolescente, mi avevano consigliato un libro da leggere come scambio. Io avevo consigliato a leggere un libro fantasy a questa persona. Lei era piaciuto tantissimo e poi lei mi aveva fatto prestare un suo libro che le ha piaciuto tantissimo, però non era fantasy. Io pensavo che era tipo una specie di slice of life e vita quotidiana, insomma, però era tipo una specie di roba molto dark, con problemi familiari e un po' di rischio di suicidio. E io l'ho letto, il libro non era brutto, però io sono rimasto male perché dicevo, ma questo non c'entra un cazzo con i miei gusti. Però, sì, questo poi. Cioè, non è stato il libro brutto, ma il consiglio che non era per il mio gusto, il mio genere. A me piace vedere il fantasy, mi piace vedere, insomma, queste cose un pochettino molto all'epoca più allegre, meno non era grimdark. È arrivata questa roba qui sulla vita reale, problematiche particolari, molto dark. Io invece, se devo dire, cioè, una secondo me è inculata, che è questo libro che avevo comprato a luglio, se non sbaglio, d'agosto, che si chiama In alto nel buio di Sequoia Nagamatsu. Sequoia, che è un autore, cioè ovviamente di origini giapponesi, ma dovrebbe essere americano, sì, è uno scrittore americano. E l'avevo comprato perché c'era su un sito, ne parlavano come questo probabilmente è il miglior libro dell'anno. Già forse ci sono preso proprio la cantata, però ho fatto, vabbè, è un libro di fantascienza, mi sono detto, dai, dammi una possibilità, alla fine quanto sarà brutto. Che in verità non è che sia totalmente brutto, però il libro secondo me ampiamente, cioè sbagliato, comunque definirlo così, il miglior libro, ma abbastanza, anche perché poi sono andato ovviamente su Goodreads, che è il sito per cui, questo sarebbe anche un altro tassello da parlare, cioè catalogare i libri o comunque tenerne traccia. Io sinceramente li tengo in potenza perché sennò mi scordo, sinceramente. Non è per un flexare il fatto che non ho letti tanti, ma perché che cazzo ho letto io 2 o 3 anni fa e non mi ricordo tante volte, quindi è solo per quello. E comunque non aveva questi voti così altissimi, e qualche critica che avevo letto qua e là ho detto, ok, me ci ritrovo, cioè nel senso sono solidale nei vostri confronti. Non dico che sia un libro brutto, cioè, ho fatto pure la recensione su Goodreads, se uno la vuole leggere penso che la trova, se volete stoccare a carbo. Sì, però se cioè, non è quel libro appassionante che mi aspettavo, anche perché la copertina è caruccia con questo casco d'astronauta con dentro il riflesso dei fiori. Ah. So dei potere rose o comunque dei fiori arrotolati, ma che devo essere sincero, non so esattamente a cosa significa che non c'è una cosa del genere nel libro. È una serie di racconti, cioè c'ha un filo conduttore tutti i racconti, ma è una serie di racconti ed è quello, basta. E vabbè, è l'ultima ciofeca che ho letto, diciamo. Ciofeca? Sì, però non è stata consigliata da una persona vicina a te, insomma, no. Cioè, è stato, cioè... Vabbè, però questo è il consiglio dal sito, c'è comunque un forum, qualcosa, cioè dai il passaparola digitale di altre persone. Sì, però bisogna andare a vedere, è quello il discorso, no, Mari? Vai a cerca una persona che ti fidi o comunque un gruppo di persone che ti fidi. Sai che a livello di tipo di film o di cinema so già dove poter andare e chi potermi fidare, perché lo so. Con i libri non ho ancora trovato qualcuno per cui poter seguire e poter dire, ok, questo
ha i miei gusti o comunque riesce a capire cosa mi può piacere e cosa non mi può piacere. È difficilissimo trovare veramente una persona per cui dici ok, c'ho una sintonia, c'ho un'empatia. No, non è facile, devi cercare, cioè spesso devi andare a fare la ricerca su tipo su YouTube, vai a vedere booktuber su booktuber su booktuber, no? Da uno all'altro salti finché magari non trovi qualcuno che ti stuzzica, dopo lo vai a ascoltare di più, però ci vuole tempo per quello. Ma io infatti il fatto per cui ho fatto questo podcast è perché secondo me, cioè io non trovavo mai una persona che parlasse dei libri come intendevo io. Vabbè, hai insultato tutti gli italiani che fanno queste cose. No vabbè, come avrei voluto fare io, cioè, ce ne sono tanti bravi per carità, però volevo qualcosa di personale, facciamo così, non che gli altri sono sbagliati, però qualcosa che fosse più personale, quindi cioè adesso non è per tirato fuori una cosa con altre due persone che hanno gusti diversissimi, complimenti. Prego. Va benissimo. No, però spesso, cioè io filtro anche quando adesso non li cerco più perché già ce l'ho quelli che mi piace ascoltare, però quando li filtravo per andare a vedere dove era la merda da evitare, cioè quelli che non volevo nemmeno ascoltarli erano quelli che c'avevano magari dietro la libreria, vai a vedere la libreria però erano tutti a roba ripetuta, tipo c'era il libro in una lingua, c'era lo stesso libro in un'altra lingua, o se no c'era la libreria dietro ma è tutta la roba da leggere, tipo allora che cazzo stai a fare? Cioè se c'hai una libreria, la blacklist dei Tommy, no, vedi no, che c'ha di proprio l'elenco arrivato. C'è Sherlock Holmes argentino, ci abbiamo qua, che no, sta vedendo l'indizio c'è dietro. Sì, perché vedo quella copertina è poco usurata, vuol dire che no. No, però quello è pure molto narcisismo, no? A me non mi interessa un attimo, cioè, capito? Se puoi avere libri di collezione, lo ammetto, è giusto, ce l'ho pure io, libri ripetuti, ma quello normale, quello di collezione. Però, no, cioè, dopo non puoi avere mai anche il fatto che cambia solamente la lingua, ci deve essere un valore particolare che non sia quello di aumentare la densità dei libri che c'hai intorno per fare la libreria, capito? Okay. Quello che dico? Sì, capito. Se te c'hai 200 libri da leggere che te li sei comprati tutti, li hai messi in libreria e però non te li sei letti, cioè io non ti seguo, io tutte non ti ascolto, queste costole finte di un cartonato lo tocchi. Possiamo fare una cosa, questo sarà il nuovo format che faremo su YouTube, cercheremo di farlo, in cui Tom andremo a fare le video reaction alle librerie degli altri e Tommy farà, lo vedi quel libro lì, è simile a quell'altro ma in un'altra lingua, quello in India e quello in filippino, e quindi ah, cioè, adesso oddio, non posso fare troppo il critico di queste, cioè io dico dalla parte narcisistica dico io, perché sennò pure io sono veramente un vagabondo, cioè sono veramente, fa schifo la mia libreria, sono tutti libri ammucchiati in degli angoli delle stanze. Tu non hai una libreria, c'ha le torri per terra che si alzano, cioè esatto, è della PlayStation 2 quando si accendeva, capito, che c'erano le torri che si alzavano, capito, prima di far partire il gioco, tu c'hai quella cosa lì, c'hai. Io non mi posso lamentare di quello, però me lamento del fattore narcisistico, no? Cioè è giusto che ti piace il libro, è giusto che ti piace la copertina, che le trovi valori, però non può essere quella il tuo punto di vendita, di personalità, di quello che andrai a criticare come recensore. È quello che vorrei fare, sottolineare. E io li ho filtrati tutti questi. E io te dico che uno nuovo che si avvicina alla lettura invece guarderà proprio quello che tu schifi, che era il mio Tommy, che prima deve iniziare a leggere, poi quando apparirà ad apprezzare, eccetera, eccetera, allora arriverà al punto che dici tu. Quindi non disprezzare troppo queste cose. Sì, ma no, la colpa non è di quel poretto che è nuovo, che un attimo vede tutti questi libri che brillano e, capito, e gli fa illusione, dici pure io un giorno e... No, è giusto, poretto, è nuovo, nuova. Devono fare esperienza, devono capire cosa è l'importanza, l'essenza del libro. Però la sto dilinguando, allungando troppo. E ricorda sempre che è fondamentale anche il target del libro. Ovviamente, cioè, ovviamente. Fior di serie per teenager a sfondo fantasy, che più c'è, cioè proprio che fantasy più anche romantico, qualcosa di questo tipo, sono estremamente appariscenti e molto belle perché appunto devono attirare l'attenzione. Sì, ma come hai detto te, è appunto il target che non ti puoi lamentare di quello. Non ti puoi lamentare di quello, non della parola, ma del punto focale dell'attenzione, perché è come la birra per i bambini. Cioè un bambino ti prende la birra e non capisce il perché la gente la beve, no?
gli adulti la bevono spesso e anche la trovano anche deliziosa, rinfrescante e tutto quanto, perché non è il target adatto. E di conseguenza uno se ne lava. Un bambino non è il target adatto per una birra, cioè la birra non è il target adatto per un bambino, perché ovviamente un bambino se si beve la birra sembra si ubriaca, cioè nel senso sì, dovrebbe... ma cioè capito, no, no, perché no, perché non gli piace, cioè. Ci sono diversi carbo, motivi al di, là, al di là della fisiologia proprio intrinseca del corpo umano e tutto quanto, era una metafora stronzo del cazzo. Papà, papà, no, questa birra non mi piace, finché starei sotto il mio tetto farei quello che dico io. Finisci la tua birra, finisci. Però è come dice, hai capito, i soliti libri, quelli con i triangoli amorosi sulla roba fantasy, che sono per un target adolescenziale. Cioè, potrebbe essere una storia carina, però più vai avanti con l'esperienza da lettura, ti interessa sempre di meno. Vabbè, certo. Certo, certo. E, bene, possiamo, penso, arrivare a una conclusione. E, avete qualche ultima domanda? A parte quel bambino che leccherà pure la schiuma della birra che il padre... C'è una con la percentuale alcolica al 20, così impari... Ma qualcun altro qui stasera ha bevuto prima di sì, collegarsi, probabilmente. Sì, probabilmente sì. Va bene. Beh, siamo no, così a posto? Non ci sono altre domande. Stata... Okay, poi, sì, no, io non faccio domande, però lascio la... Se, parlando di birra, facciamo un'altra metafora. Tutto il che fatto. Sei il nostro Bersani, che cazzo sei? Sbacchiamo i Leopardi. No, visto che sono in tema, perché ho scarrilato l'argomento, però tutta la ricerca che uno fa di libri può essere molto semplice o può essere molto più impegnativa, è come andare al supermercato, comprarsi una di quelle birre tra virgolette di migliore qualità che si trova subito disponibile in supermercato, o andare a cercare le birre artigianali, vai a girare nei birrifici che trovi in la zona tua e sperimenti cose un po' più intense e di difficile trovata. Ecco come magari si può dividere, no, la ricerca dei libri da questo punto. Vabbè, di vista qui, e finisco qui siamo sul fatto, cioè, di andare alla libreria a prendere il libro che sta lì che effettivamente trovi, oppure a fare una ricerca molto più certosina o su internet e in siti più specializzati, o comunque io tipo La spada spezzata di Tommy, che ho dato ad Andrea la volta scorsa, è un libro che non è semplicissimo da reperire, come abbiamo capito. Ho avuto fortuna di trovarlo in quel momento a un prezzo onestissimo su Vinted. E lì, diciamo, è venuto fuori l'opportunità, l'occasione, e l'ho comprato. Oppure c'è il fatto di dover andare in un posto specifico, perché quel libro si trova solamente in quel posto specifico e basta. Cioè, non esiste... Io mi aspettavo una battuta diversa da Tommy, comunque. Prego, una cosa del tipo, non importa se sono un best seller colorato e dorato per teenager, oppure un libro vetusto delle edizioni Bompiani che comprerà solamente un appassionato. L'importante è non essere un libro della Fanucci. Mi aspettavo più una cosa di questo tipo. Sei il tipo che insultava una di quelle birre super de merda, no? Come adesso la King, come la, no, la Best Brau, tipo quelle birre de merda che dici. Allora, aspetta, la Best Brau non dire tanto male, la Best Brau costa poco. Al suo target. Al suo target. Cioè quelli di Montelago, in pratica. Esatto. È quello il suo target. Va bene, dai, concludiamo questa puntata, che abbiamo parlato abbastanza cazzate e altre amenità, sì. La prossima puntata vado io, sarà, come detto, una puntata un po' a tema Halloween, per adesso non mi sbilancio. Halloween e Germania, quindi due cose divertente e austero. Andrea, se vuoi dare i saluti te, cominciare. Beh, spero che la puntata vi sia piaciuta e che vi siamo stati di spunto. Non fare errori di italiano con Tommy in presenza.
No, è però brutta. Io sono contento perché la mia influenza è negativamente positiva su di voi. Perciò è negativa, si dice negativo. No, è positivamente negativa positivo. Su di voi perché cioè, mi tolgo le vostre qualità. Sto guardando in questo momento, tipo su Disney Plus, What We Do in the Shadows, che è un finto documentario su dei vampiri che abitano a Staten Island, a New York. E tra loro c'è un vampiro energetico, cioè uno che si nutre dell'energia negativa della gente, capito? E Tommy è un vampiro energetico in questo caso, quando sbagliamo a pronunciare le parole. Vabbè, ciao a tutti ragazzi, a presto. Tommy? Vi saluto anche io, grazie per esserci esserci stato con noi e averci fatto compagnia. Poco male, Carbo, tanto non ci arriva nessuno alla fine di queste ore. In effetti io dovevo fare pure, andate ad ascoltarci su Spotify o sulla vostra app di podcast preferito, andate su YouTube, mettete 5 stelle al nostro podcast, dappertutto, ovviamente diteci cosa ne pensate della puntata e consigliateci un buon maestro per Tommy. Non esiste, perché voglio se tagliano le vene tutti dopo 2 ore. Consigliateci un buon locopedista per Tommy e da qui da Plano Fantasy è tutto, anche dal vostro pilota Carbo, alla prossima puntata, ciao.